fin dagli albori dei contatti tra la specie umana e la specie stambecco ci sono stati forti conflittualità. Parti del suo corpo erano ritenute dotate di potere taumaturgico o medicamentoso. Tutto quello che rappresentava la forza, la grandezza e, se vogliamo, la bellezza di questo animale doveva essere molto potente. Le bouquetin, il a une technique de défense qui est simplement de fuir dans les rochers. Donc tant qu'il était chassé avec des lances ou des arcs, c'était une technique de protection qui marchait bien. À partir du moment où il y a eu des armes à feu, il a été exterminé bien plus facilement. Può dire salvo per i giochi di un re provvidenziale e la casa Savoia ha proibito la caccia. L'istituzione della riserva reale del Gran Paradiso da parte di Re Vittorio Emanuele II ha fatto sì che ci fosse una tutela assoluta su quell'area, e allora il numero di animali è aumentato in modo decisamente importante. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale esistevano pochi centinaia di stambecchi, quasi tutti nel massiccio del Gran Paradiso. Di lì nasce la nuova storia dello stambecco, una fase in cui l'uomo ha molta importanza perché incominciano le operazioni di cattura a scopo di reintroduzione. Si è passati dalle poche centinaia di stambecchi degli anni 60 agli oltre 15.000 ai giorni nostri, e su tutto l'arco alpino ci avviciniamo alla quota di 50.000 stambecchi stimati. Le catture dei selvatici contro l'anestesia sono impegnative dall'inizio alla fine. Svolgere tutte le misure biometriche, piazzare il collare, verificare lo stato di salute, stressando e impattando il meno possibile sull'animale stesso. Questi sono animali che è importante capire come stanno per migliorare la gestione e conservazione. Attraverso gli studi genetici, sia per mezzo dei collari satellitari, avremo nuove informazioni di grande utilità. La chiamiamo roccia questa, va bene per tutti? Roccia, bella, sì, mi Roccia, piace. roccia, roccia battezzata. Il y en a qui font comment, référence à un moment de la capture. Il y en a une qui s'appelait Flamme, parce qu'elle avait des fanions qui étaient rouges, donc ça évoquait le feu. Voilà. Italia, c'est une femelle qu'on a capturée en fait lors de la formation Alcotra. Et comme on était dans une équipe mixte avec des amis italiens et que la première lettre était un I, on l'avait appelée Italia. Le projet Alcotra, en fait, il a pour but d'améliorer les connaissances sur l'espèce bouquetin, qui aujourd'hui a recolonisé une partie de son aire de distribution, mais qui reste encore fragile. Questa specie è passata attraverso troppi colli di bottiglia e ha perso troppa variabilità. Il patrimonio genetico delle stambecco è paragonabile, se non più basso, a quello del panda. Ed è questa una delle ragioni di questo progetto Interreg. Un de ses intérêts, c'est de fédérer 8 partenaires, 4 français et 4 italiens, donc qui couvrent quasiment la totalité de son espace de présence. I confini appartengono agli uomini, gli stambecchi non hanno questi confini artificiali e si spostano, direi, abitualmente all'interno dei due stati. Il futuro della conservazione di questa specie passa attraverso la riqualificazione dal punto di vista genetico delle diverse popolazioni dell'arco alpino.
Iniziamo dall'estate, abbiamo la nascita dei capretti dalla metà di giugno in poi. In questo periodo ci sono dei raggruppamenti di femmine coi piccoli. È possibile vedere delle vere e proprie nursery, cioè dei raggruppamenti di piccoli custoditi, si può dire, da una o due femmine, mentre le altre stanno alimentandosi nelle vicinanze. C'è una differenziazione dei branchi di femmine e dei branchi di maschi che vivono su ambienti diversi. La ricerca di zone di alimentazione adatte è costante in questa specie. Durante l'estate lo stambecco cerca da un lato dei pascoli sufficientemente ricchi per alimentarsi, cercando di coniugare questa attività con una cattiva termoretroazione. La mancanza di ghiandole sudoripare lo fa spostare in quote sempre più alte in cui mitiga la calura estiva. Et puis à l'automne, c'est des saisons de transition, hein, où ils transitent entre les zones d'hivernage et les zones d'estive et de reproduction. Et c'est un avvicinamento appunto di queste branche, in particolare durante il periodo degli amori, ci sono questi combattimenti tra maschi per definire gli esemplari che si accoppieranno con le femmine. Et là, juste en face de nous, nous avons des bouquetins en rut, des mâles, du coup, qui ont une attitude tout à fait particulière, puisqu'en fait, ils mettent leur corne en arrière, comme ça, et ils utilisent leur langue, qu'ils font sortir à répétition, comme ça, pour attirer les effluves à l'intérieur de la bouche. Et du coup, ces effluves sont analysées par un organe, qui s'appelle l'organe de Jacobson, qui permet au mâle, en fait, de savoir si la femelle est en chaleur ou pas. Les bouquetins, donc au printemps, ils sont plutôt en fond de vallée, ils se tiennent pour consommer, ils viennent consommer l'herbe fraîche, verte, parce qu'elle contient beaucoup de protéines, elle est très riche. Ils vont petit à petit, donc actuellement tous les bouquetins se trouvent en fond de vallée, à la fois surtout les mâles qui ont besoin d'une consommation plus importante, aussi les femelles qui sont à proximité mais se tiennent quand même proches des barres rocheuses. Ils vont petit à petit, tout au long du printemps, suivre la repousse de l'herbe en remontant depuis le fond de vallée vers les plus hauts sommets. Et à partir de la moitié du mois de mai, où les animaux vont quitter les zones d'hivernage pour partir sur les zones d'été. Et donc là, les femelles en général vont partir souvent un petit peu avant pour aller mettre bas les cabris dans des barres rocheuses à l'abri des prédateurs. Et donc là, la mise bas des cabris va avoir lieu entre le 15 juin et le 15 juillet, globalement. Et dopodiché, qui ricomincia il ciclo, perché a questo punto, la tardissima primavera, il ciclo d'estate, c'è una nuova rinascita. Sulla punta della Grivola, all'inizio dell'Ottocento, dei alpinisti inglesi hanno scoperto che esistevano ancora degli stambecchi. Questa notizia è poi trapelata negli ambienti della zoologia piemontese, che poi ha investito la corte di questa notizia e sono arrivate gli editti di protezione dello stambecco, le leggi e patenti che hanno iniziato la storia della conservazione di questa specie. Paradossalmente oggi il massiccio del Gran Paradiso e tutti i suoi ghiacciai sono quelli che a livello dell'arco alpino più risentono del riscaldamento globale. E quello che era forse l'habitat più favorevole un tempo potrebbe essere
sempre meno favorevole per via di questo aumento rapido della temperatura. Donc il y a ce volet des changements globaux que le Grand Paradis en partie étudié. Mais si on se place à une large échelle, comme on l'a fait dans l'Alcotra, il y a tout un panel de menaces supplémentaires qui peuvent peser sur une espèce qui se porte bien finalement, hein, comme le bouquetin aujourd'hui, et qui vont de choses qui sont plus liées à l'espèce, donc les maladies, donc la sensibilité aux maladies, ce qui peut être lié à la densité qu'on a sur certaines zones, la densité des animaux sur certaines zones. Mais il y a aussi tout un volet anthropique, donc qui viennent de l'espèce humaine, et qui sont beaucoup liés à l'utilisation du territoire qu'on fait. Sur la population de Modane et un petit peu sur celle de Champagny, entre l'hiver 2007 et printemps 2008, on a eu un épisode de maladie, à la fois de la kératoconjonctivite et des bronchopneumonies, maladie des poumons. Ces deux maladies qui sont toujours un peu endémiques dans les populations, il y en a toujours un petit peu. Mais voilà, cette année-là, on a eu un pic de ces deux maladies de manière conjointe, avec des souches un peu différentes et peut-être un peu plus virulentes que d'habitude. Et donc, nous, on a observé une grosse mortalité, notamment sur la population de Maurienne, où on estime qu'on a perdu jusqu'à 40% de la population. Trovare degli animali morti all'inizio dell'inverno, senza neve, è molto probabile che la causa di mortalità sia da ascrivere a una malattia. Molti di questi germi arrivano dagli animali domestici e sono ancora studi che sono ancora in corso, molti laboratori ci stanno lavorando sia in Italia che in Svizzera che in Francia, però è difficile arrivare alla causa primaria. Noi abbiamo un pannello di malattie che andiamo a cercare, nella fattispecie in questo importantissimo progetto Alcotra, per capire se la ragione primaria della presenza di una malattia come la brucella, come la yersinia, come la salmonella o come tutto quello che è il panel delle malattie che noi abbiamo scelto possa essere di primaria, secondaria o altra importanza su Capra ibex stambecco. Il Capra fisicamente è un polmone di stambecco. Il mio stambecco che è arrivato qua in laboratorio per una necroscopia, quindi mi ha fatto la necroscopia, lo stambecco è trovato morto sul territorio. Quindi facendo la necroscopia abbiamo osservato queste lesioni polmonari. Delle forme a decorso subacuto o addirittura cronico, l'animale praticamente ha quasi tutto il polmone compromesso e ovviamente poi non riesce a sopravvivere a una tale compromissione del polmone. Ed è una delle cause principali di mortalità in questi ultimi anni. L'idea aussi del programma Alcotra è di poter essayer di vedere se delle popolazioni che hanno dei caratteri genetici un po' differenti sono più o meno sensibili aussi a tale o tale malattia. Siamo nei laboratori dell'Università di Zurigo, dove avvengono le analisi genetiche dei campioni di stambecco raccolti durante le catture previste nel progetto Alcotra LMED IBEX. In questo laboratorio avviene l'amplificazione del DNA, mentre invece in questo avviene l'estrazione a partire dai campioni di tessuto o di sangue raccolti durante le catture.
Gli obiettivi principali dell'azione genetica e monitoraggio del progetto LeMed IBEX sono principalmente due. Da un lato, caratterizzare a livello genetico le diverse popolazioni dell'arco alpino italiano e francese. E dall'altro, cercare di comprendere come queste caratteristiche genetiche abbiano un'influenza sulla suscettibilità di queste popolazioni ad alcune malattie che sono note per avere un effetto importante sulla dinamica di popolazione dello stambecco. Studiare la genetica dello stambecco è molto importante per la sua conservazione. Infatti, lo stambecco ha una storia recente e molto particolare. Le bouquetin des Alpes a presque complètement disparu à cause de la chasse, à cause de nous, les humains. Il a passé par un temps de très petit nombre d'individus, ce qu'on appelle l'étranglement de population. Quand une espèce passe par un temps de petit nombre d'individus, la diversité génétique va être beaucoup plus bas, passe après. La diversité génétique, elle est très importante, surtout pour la possibilité de lutter des maladies dans le futur, parce que quand il y a beaucoup de pathogènes, on veut avoir beaucoup de diversité avec laquelle on peut lutter les maladies. La riduzione della variabilità genetica e del numero di individui spesso si accompagna al fenomeno dell'inbreeding, che avviene quando vi è la riproduzione tra individui geneticamente molto simili tra loro, come ad esempio nel caso degli individui consanguinei. L'inbreeding è pericoloso per le popolazioni perché aumenta le probabilità che vengano espressi dei caratteri nocivi per la sopravvivenza degli individui. Des individus qui sont reliés, par exemple frères et sœurs, cousins et cousines, si eux vont avoir des petits, les petits peuvent avoir vraiment des malformations à cause de cette consanguinité. I risultati ottenuti finora ci confermano che lo stambecco è una specie con una variabilità genetica molto bassa. In particolare abbiamo osservato una struttura ben evidente che differenzia le diverse popolazioni e ciascuna facilmente riconducibile alla storia di fondazione di ciascun nucleo, ovvero quali e quanti individui sono stati utilizzati per fondare le diverse popolazioni. Ad esempio, abbiamo osservato che la popolazione delle Alpi Marittime ha una variabilità genetica molto bassa. Questo è probabilmente dovuto al fatto che la reintroduzione, nonostante sia avvenuta in tempi storici, perché si tratta della prima reintroduzione avvenuta, è stata effettuata con un numero di animali ridotto, ma soprattutto solo pochi di questi animali si sono poi effettivamente riprodotti e quindi hanno contribuito al pool genico della popolazione. Inoltre, abbiamo visto che a livello individuale una variabilità genetica più bassa può avere un effetto sulla resistenza alle malattie. Animali con variabilità genetica minore hanno una resistenza minore ad una malattia degli occhi, la cheratocongiuntivite infettiva, che può portare alla temporanea cecità degli animali e quindi ad una successiva morte, ad esempio per fame. Les différentes populations dans les Alpes, ils sont consanguines de différents fondateurs. Et à cause de ça, c'est possible de réduire la consanguinité qu'on trouve maintenant dans les Alpes par des translocations des animaux entre des populations. Ça va prendre des années parce que la génération des bouquetins, c'est à peu près 8 ou 9 ans. Alors ça va durer une vingtaine d'années avant qu'on va réaliser la réduction de la consanguinité. Il corridoio ecologico è un'area
che viene utilizzata in questo caso dallo stambecco per spostarsi, per esempio tra areali invernali e areali estivi. Abbiamo degli animali che possono spostarsi anche di chilometri tra quelle che sono le aree estive e le aree invece di svernamento. La colonisation du bouquetin en Vanoise, elle s'est faite par tous ces corridors un petit peu écologiques, mais surtout du fait que le Grand Paradis est accolé au parc de la Vanoise. Et les bouquetins ont commencé à traverser. Donc ils venaient ici au printemps, l'été, et ils repartaient l'hiver. Et la colonisation donc, du bouquetin en Vanoise s'est effectuée de cette façon. Dans le Mercantour, nous avons équipé 20 bouquetins de colliers GPS pendant le projet et on a vu différentes stratégies, des animaux qui étaient très sédentaires et d'autres qui étaient de grands voyageurs. Donc je vais vous donner un exemple particulier, qui c'est un bouquetin qu'on a appelé Sergio et qui a une zone d'hivernage et une zone d'estive vraiment très différente. Il fait 25 km à peu près entre les deux zones. Et ce qu'on a vraiment vu, c'est que sa façon de se déplacer, il utilise des corridors, donc les crêtes. Quand c'est le moment de partir pour l'été, il file. Et la même chose à l'automne, à la fin de l'automne, il retourne sur sa zone d'hivernage de manière très droite, sans forcément zigzaguer et visiter trop son territoire. Et on a pu vraiment voir ça chez d'autres animaux, leur connaissance parfaite du territoire et le fait qu'ils étaient réglés comme des coucous suisses. Grande obiettivo del progetto è andare a verificare all'interno di questo territorio italo-francese che si estende dall'Alta Savoia fino alle Alpi Marittime quali sono i territori selezionati. L'area delle Alpi Marittime si trova a confine tra Parco delle Alpi Marittime e Parco Nazionale Francese del Mercantour. Gli spostamenti degli stambecchi avvengono attraverso questa progressione nel versante. Nel periodo estivo scavallano la frontiera e quindi si trasferiscono nel Parco del Mercantour. Pour mieux identifier ces corridors, ces grands axes de déplacement, on a posé des colliers GPS dans le cadre du projet Le Madibex. Donc on en a posé 90 entre tous les partenaires du projet, 20 dans le Mercantour. Et ces données nous ont vraiment permis de voir par où les bouquetins passaient, quels axes préférentiels ils utilisaient, les liens qu'il peut y avoir entre les différentes populations. Et toutes ces données sont ensuite analysées par des laboratoires de recherche qui nous donneront des informations vraiment très très précises sur l'utilisation du territoire des bouquetins entre la France et l'Italie et les principaux corridors utilisés. I risultati che abbiamo ottenuto nell'ambito del progetto Alcotra ci hanno consentito di identificare i corridoi ecologici potenziali della specie che mettessero in collegamento le varie popolazioni. I risultati sono positivi perché mostrano come il settore nord-occidentale delle Alpi sia potenzialmente ben connesso, in modo da consentire a uno stambecco di spostarsi dal settore più meridionale dell'area di studio fino alle zone più settentrionali. Questo non avviene o avviene con estrema lentezza, molto probabilmente a causa della limitata capacità di dispersione dello stambecco. Abbiamo verificato ormai da moltissimi anni che non sono enormi spostamenti. Gli interventi fatti dal parco di spostamento di nuovi nuclei ha permesso veramente di poter colonizzare nuove aree. Il modello di vocazionalità ci consente di dire quali sono i fattori che determinano la presenza della specie in un territorio. Abbiamo utilizzato variabili di tipo topografico, l'altezza, la pendenza, l'esposizione e variabili dell'uso del suolo e climatiche, utili in quanto ci possono aiutare a identificare delle zone dove effettuare delle nuove riproduzioni, quindi
zone che sono particolarmente evocate e non ancora occupate dalla specie, oppure in alcuni casi identificare delle zone cruciali che devono essere tutelate che non lo sono ancora. Quindi lo scopo può essere anche di tipo conservazionistico.